la scrittura come atto terapeutico, il dolore come potenza creatrice. È stata una serata molto toccante e partecipata, quella che ha aperto la stagione estiva del Circolo Arci di San Bernardino, con la presentazione del libro di Mariangela Tarì, Il precipizio dell'amore. È la storia di una donna, moglie e poi mamma, che per non soccombere al dolore si mette a scrivere e trasforma la sofferenza in energia, progettualità, combustibile da bruciare. La storia di una mamma con due figli gravemente malati. Alla prima figlia, Sofia, viene diagnosticata a fatica la sindrome di Rett, una parentesi di leggerezza con l'arrivo del secondo figlio, a cui viene diagnosticato, poco dopo, il cancro. A quel punto la scelta. Sull'orlo del precipizio, Mariangela Tarì può lanciarsi e mettere fine al dolore, oppure alzare lo sguardo, vedere oltre e scoprire la felicità. E Il precipizio dell'amore, che è il mio primo libro, è un libro che racconta archetipi, no? E racconta la vita, la morte e il dolore. E scriverlo è stato come ripercorrere tutto quello che ho vissuto, ma soprattutto ha dato un nome attraverso le parole, la scrittura, a quello che mi è accaduto. Quello che mi è accaduto è incredibile, perché è un percorso interiore che ho fatto per sopravvivere all'inizio a questi due dolori, e poi non solo per sopravvivere, per vivere e vivere abbastanza bene. È un libro che non è un libro sul dolore, è un libro sulla vita, è differente. La felicità, ha concluso l'autrice, è una scelta, un atto della volontà, l'equilibrio tra ragione e sentimento, ma devi essere pronto a coglierla. I proventi del libro andranno all'associazione La Casa di Sofia, che si occupa di migliorare la vita dei bambini con disabilità o gravemente malati attraverso terapie creative.